Cari amici di Chiaro e Tondo, mi sembra di essere proprio in uno di quei paesi delle favole dove camminando si arriva in un bellissimo castello. Beh, in realtà diciamo che la favola è proprio questa, perché io mi trovo al Borro, un piccolo paesino della provincia d'Arezzo, e proprio qui in questo paesino ogni giovedì c'è un aperitivo fantastico. Ciao Massimo, ciao, allora guarda, io devo dire che la tua manifestazione, che diciamo che oggi l'aperitivo è una manifestazione, un intrattenimento molto moderno in un paese come il Borro, che è un paese antichissimo, devo dire che è una trovata proprio geniale. Sì, è una cosa un po' insolita. Oggi l'happy hour lo si immagina nelle grandi città, esatto, metropolitane, nelle città o nei bar importanti delle città. Qua abbiamo pensato invece di organizzarlo su questo meraviglioso borgo. Si tratta di creare un'iniziativa che vada anche incontro alle esigenze della struttura del Borro come struttura recettiva turistica. Qua vengono a passare le vacanze tantissimi stranieri, esatto, che arrivano un po' da ogni parte del mondo. Allora intanto brindiamo a questo bellissimo aperitivo e adesso io vado a fare un po' di domande, perché appunto sono curiosa e penso che lo siate anche voi. Andiamo, grazie Massimo. Finalmente mi trovo proprio nel bar di questo splendido aperitivo che abbiamo qui proprio a El Borro, e mi trovo con il nostro amico Danny del Monaco, che è uno dei barmen, insieme anche a Gabriele. Allora, io dunque, Danny, mi dici un po' che cosa mi stai preparando? Perché vedo che qui è tutto un fumoso, che succede? Abbiamo preparato una sorta di via di mezzo di drink fra uno spritz e un mojito, che sono quelli che vanno di più per la stagione estiva, ma noi l'abbiamo fatto un spritz bianco, quindi con il vino bianco del Borro, dell'Aperol, dell'Icis giapponese e della menta, e questo l'abbiamo preparato per te apposta. Ah, per me? Oh, grazie, molto. Senti Gabriele, e invece gli aperitivi che più sono richiesti come drink? Ma soprattutto spritz Aperol, talvolta mojito, e una specialità, lo spritz con vodka alla pesca special. Ah, ecco, quindi questi sono, che dà un gusto più dolce per l'estate, diciamo. Esattamente. Quindi dimmi. Sì, va per la maggiore, per questo gusto un po' più dolce, ma allo stesso momento dissetante. Allora, io ringrazio Gabriele e ringrazio Danny per l'aperitivo. Ciao. Io adesso voglio assaggiarlo perché sono curiosissima, ma mi raccomando, voi venite qui al Borro ogni giovedì, tutti i giovedì per tutta l'estate, in questo meraviglioso paesaggio, a gustarvi un buon aperitivo e stare in compagnia di musica, amici e allegria. Ciao.